Buongiorno a tutti e benvenuti, benvenuti alla presentazione di un grande progetto che aggiungo io, direi io, in perfetto stile consulcesi in quanto impegno, lungimiranza, ambizioni e anche modalità, perché non si può dire che no, davvero che non stiamo sfruttando al massimo il digital. Un nuovo modello per la formazione del personale sanitario, un modello, un progetto variegato, articolato, di un grosso peso specifico e quindi anche per questo modello che può e vuole essere anche a livello internazionale, anche perché niente più di questa pandemia ha dimostrato quanto sia importante, fondamentale, essenziale l'aggiornamento professionale. È un progetto che punta alla formazione di qualità, mette insieme arte, scienza, tecnologia, comunicazione, solidarietà, formazione. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un docufilm di 80 minuti. Il titolo, diciamo, la dice lunga sui contenuti e sugli obiettivi di questo progetto Covid-19, il virus della paura. Per Consulcesi è la punta di diamante di una collana di ECM, della punta di diamante per l'alto valore scientifico e anche per la forza comunicativa scelta con il linguaggio che è il linguaggio cinematografico. È un progetto ampio perché oltre al docufilm di cui scopriremo e capiremo tanto nel corso di questa conferenza stampa, è composta da una collana di 11 corsi ECM, da un ebook che è il frutto, il risultato di analisi scientifiche e di fonti giornalistiche. La cosa più importante, la diciamo subito, è, prima di entrare poi nel vivo, nel merito di questa presentazione, è l'obiettivo. Chiaramente, giustamente, come è doveroso che sia, un omaggio, celebrare, rendere merito a tutti i professionisti in ambito sanitario che da mesi, in questi mesi, sono stati e sono ancora in prima linea. E proprio per loro vuole essere, questo è l'altro obiettivo fondamentale, un nuovo strumento di formazione, però è qualcosa anche per noi che ha un obiettivo anche per tutti noi cittadini, per tutti noi italiani, cioè vuole mettere un po' insieme il fin qui accaduto, metterlo insieme come nel massimo rigore, con la massima serietà, quindi sgombrando il campo dalle fake news e invece affidandoci alla conoscenza, al metodo scientifico e quindi arrivare a una formazione corretta. Allora, con chi approfondiremo? Abbiamo l'onore di approfondire tutti questi temi. Vi presento subito appunto le persone che saranno con noi questa mattina per approfondire gli aspetti anche psicologici del Covid-19, il virus, la paura del contagio, il virus della paura. È nel titolo del docufilm, ho ripetuto io questa parola, paura perché? Perché è certamente il sentimento che più ha caratterizzato questi mesi in ogni ambito, in quello familiare, in quello sociale, in quello sanitario. È veramente la paura è qualcosa con cui tutti quanti noi abbiamo avuto a che fare. Allora, ringrazio di cuore per essere qui con noi e do il benvenuto al professor Massimo Andreori, direttore reparto malattie infettive dell'Università degli Studi di Tor Vergata, professor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico ospedale Lazzaro Spallanzani, al professor Giorgio Nardone, psicoterapeuta del centro di terapia strategica di Arezzo e chiaramente al presidente di Consulcesi che oggi mi permetterà, più che presidente lo vorrei definire ideatore di questo grande progetto e quindi al presidente Massimo Tortorella. Allora, apriamo subito questa giornata con le parole del Ministro della Salute Roberto Speranza. Buongiorno a tutti. Abbiamo vissuto settimane incredibili. L'esperienza di questa stagione credo che la ricorderemo per sempre e segnerà l'esistenza di intere generazioni. L'Italia è stata il primo paese occidentale ad essere colpito dal virus e ha dovuto per prima assumere le decisioni più difficili, quelle che nessuno avrebbe mai potuto immaginare prima. Io penso che avremo bisogno di riflettere, di discutere, di confrontarci nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, su cosa siano state davvero queste settimane. Però una cosa possiamo dirla di sicuro già da oggi, e cioè che il nostro Servizio Sanitario Nazionale e più in generale il comparto salute in tutti i paesi d'Europa, del mondo, deve acquisire una nuova centralità. Io credo che questa sia la nostra sfida fondamentale. E per farlo abbiamo bisogno di mettere assieme tutte le energie che ci sono nel mondo della ricerca, nelle professioni, nei luoghi che hanno visto lo scontro più duro tra l'uomo e questo virus. E penso che questa stagione ci può consegnare un servizio sanitario nazionale più forte e una maggiore capacità di investire tutti insieme sulla salute come questione veramente fondamentale della vita delle persone.
da questo punto di vista anche le vostre iniziative, le vostre produzioni hanno sicuramente un senso e possono essere utili dentro questo percorso. Buon lavoro e buona giornata a tutti. E non a caso lo abbiamo appena sentito dalle parole del Ministro Speranza, il Ministero della Salute ha voluto patrocinare questo evento insieme anche alla Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, all'Università Tor Vergata di Roma e all'Associazione Provider Formazione nella Sanità. Tra poco avremo modo finalmente di approfondire questo progetto formativo, ora però lascerei spazio alle immagini che sono sempre molto efficaci insieme alle parole. Purtroppo non abbiamo il tempo di vedere 80 bellissimi e significativi minuti di docufilm, ma il trailer sì. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione io resto a casa. Questa malattia è il nemico invisibile arrivato dall'altro mondo. La verità, prima o poi, verrà a galla. Si dovrebbe insegnare la capacità di discriminare cosa è vero e cosa è falso. Che hai? Ha avuto paura di me. E io da qui non mi muovo finché non mi fate il tampone. Quando non si trova una spiegazione di quello che accade, la paura diventa panico. Questa volta la realtà ha superato la fiction e la fantasia. Dicevo, a me non succederà. Invece. Iniziava così un'epidemia che cambierà la nostra storia. Sono momenti difficili perché la persona sta da sola. È una guerra dove salviamo tutti quelli che possiamo salvare. Chissà se riusciremo a imparare qualcosa da tutto questo. Ah, intanto complimenti anche solo per il trailer, davvero forte, accattivante. Presidente Tortorella, voglio coinvolgere subito lei, l'abbiamo detto, in quanto ideatore di questo grande progetto, e voglio sapere qual è la missione, l'obiettivo di questo progetto. Ma la missione e l'obiettivo è quello di cercare di esprimere attraverso questo progetto formativo, educativo e artistico l'essenza di quello che oggi il mondo dopo il Covid ci sta facendo vivere, vale a dire un mondo che si basa sul digitale. Questo è un esempio di come si viverà dopo il Covid, perché di fatto esiste un mondo prima e dopo. È vero che il mondo è diverso, è vero che quello che abbiamo vissuto è un mondo e una vita abbastanza complicata, però questo ci ha fatto mettere in evidenza tanti aspetti interessanti che nel docufilm noi esprimiamo, tipo ad esempio l'importanza della formazione digitale, tipo l'importanza di avere un mondo un po' più curato e un po' più salubre, come dimostrano anche recenti inquadramenti anche del buco dell'ozono, mi sembra. E l'idea anche del quadro esprime l'idea di un mondo che in qualche modo si deve riciclare per effetto di una pandemia che ha cambiato le condizioni di vita per un periodo lungo di quest'anno, e che in qualche modo condizionerà anche un po' il futuro. È stato un po' un acceleratore, se vogliamo, un mondo globale che prima si diceva che era globale, ma che oggi probabilmente è diventato sul serio globale.
Beh, Presidente, allora mi deve concedere una piccola digressione perché ha appena citato il quadro, allora diciamolo perché qui in Consulcesi ci sono due grandi arrivi, nuovi arrivi davvero molto belli perché Consulcesi ha acquistato all'asta due opere d'arte di questa giovane artista italiana, Lady B, una giovane artista che ha fatto appunto del riciclo della plastica, il suo modo di comunicare attraverso i quadri. I due quadri, uno è l'infermiera con l'orecchino di perla e non vi sarà sfuggito chiaramente il richiamo al pittore seicentesco Johannes Vermeer, che la ragazza col turbante si chiamava, ma è meglio conosciuta come la ragazza con l'orecchino di perla. E nel quadro di Lady B, che è qui in sede, il cui ricavato è già stato devoluto in progetti benefici, c'è un'infermiera, lo stiamo anche vedendo, un'infermiera con la mascherina. L'infermiera con la mascherina ha delle immagini simbolo certamente di questo periodo e rappresenta un po' quella che è diventata la nostra quotidianità. L'altro quadro è il medico di Wuhan, il dottor Li Wenliang, il medico 34enne fu il primo a lanciare l'allarme sulla comparsa del virus, però non fu creduto, anzi fu accusato dalle autorità cinesi di diffondere notizie false e allarmistiche. Presidente, mi permetterà questa digressione, ma davvero meritava vedere questi quadri. Allora, tornando a noi, mi accennava a quel tanto di nuovo che c'è sempre nell'approccio e anche nel risultato dei vostri progetti, di questo progetto in particolare. Ecco, nuovo che riguarda anche le tecniche e i modi, i metodi per formare la categoria? Sì, assolutamente. Noi utilizziamo attraverso la formazione a distanza delle tecniche assolutamente innovative, utilizzando tutti i sistemi che attraverso la formazione a distanza e la tecnologia di oggi ci mette a disposizione. Pensiamo alla realtà aumentata, pensiamo a utilizzare i sistemi filmici per rendere, come posso dire, più gradevole le location. Pensiamo a tutti i sistemi interattivi, quindi il paziente virtuale, quindi come immergersi in una realtà vera, reale, dove a secondo della domanda e della risposta da parte del medico e del paziente cambia ovviamente il percorso, l'itinerario, diciamo, della prognosi. Sono sistemi molto interessanti. Noi su questo crediamo di avere un modello assolutamente innovativo a livello mondiale. Come lei correttamente ha ricordato, questo film rappresenta un po' la perla di una collana Covid molto più ampia che affronta varie tematiche connesse e collegate alla pandemia che stiamo vivendo e che in qualche modo rende importante anche altre caratteristiche, anche altri ambienti. Pensiamo anche all'inquinamento interno che abbiamo vissuto dentro le case, quindi è vero che fuori il mondo migliorava, ma poi i fattori inquinanti all'interno creavano comunque altri disturbi e altre patologie. Insomma, diciamo molto interessante il percorso che abbiamo fatto attraverso questa collana Covid, che come lei ha ricordato, come per l'opera che lei ha citato, nasce proprio in qualche modo per aiutare e a far capire l'importanza della categoria medica, quello che hanno fatto. Abbiamo visto tante immagini in questi mesi, tante foto, tanti video, tante fake news. Allora abbiamo cercato di dare un contenuto, una logica artistica, ma anche scientifica. Il progetto, ricordiamo, è un progetto scientifico che serve di fatto per spiegare quelle che sono le patologie che il Covid con sé ha portato e soprattutto come risolverle, come interpretarle. Ecco, su questo diciamo che l'informazione non ha dato un grande spazio, noi invece crediamo che attraverso quest'opera l'abbiamo fatto. Mi permetto di dire che l'esperienza Covid ha anche portato tutti noi, i medici in prima battuta, a rendersi conto fino in fondo dell'importanza di una formazione di qualità e di un aggiornamento professionale continuo ed eccellente. Assolutamente sì, l'education e il sistema a distanza, come dicevo prima, ha cambiato anche molte metodologie anche di approccio. Pensiamo a università importanti come la Bocconi o altre università che hanno deciso di continuare comunque questo modello creato
per motivi di emergenza, però in mezzo all'emergenza, come spesso succede per l'uomo, si trovano delle soluzioni che possono creare delle opportunità. Ecco, l'opportunità migliore che crea la formazione a distanza, l'abbiamo visto in questa pandemia che ha colpito ogni angolo del mondo, ogni popolazione e sta continuando a colpire, dà la possibilità di formare nel modo migliore tutti gli operatori sanitari nello stesso identico modo attraverso le tecniche migliori, cosa che una formazione frontale non potrebbe permettere, perché ovviamente dipende anche chi interpreta questa formazione frontale, ma soprattutto anche la possibilità di, come posso dire, di interagire e di collegarsi comunque a questo modello e fare in modo che attraverso questo tipo di formazione si arrivi in maniera molto più essenziale e specifica a risolvere e a interpretare in modo corretto questa patologia. Passa dalle tecnologie, dal digitale, anche la possibilità di diventare un modello a livello internazionale di questo progetto? Assolutamente sì, è un modello che quando è partita l'idea era nata quando io ho compiuto 50 anni, ero a fare il compleanno con una serie di amici, tra cui c'era anche questo regista, e da lì vedevamo questo fenomeno della Cina, di questi casi, erano appena usciti fuori questi casi, e diciamo che il contagio nella parte di Wuhan cominciava a prendere il suo effetto. La vedevamo come una cosa lontana rispetto all'Italia. Là abbiamo intuito e abbiamo capito che in realtà era un fenomeno che presto avrebbe raggiunto anche l'Europa. Certo, non ci aspettavamo che l'Italia sarebbe stato, come posso dire, il faro dell'Occidente su come affrontare la metodologia, perché comunque il mondo cinese è un mondo comunque molto lontano dal nostro modello di approccio e anche rispetto al modello approccio delle nostre strutture sanitarie, la nostra capacità recettiva di risolvere, diciamo, e di affrontare questa problematica pandemica. Ecco, il fatto che sia stata l'Italia è stato per noi una grande opportunità, nell'opportunità di aver creato e subito avviato questa idea già da gennaio. Abbiamo iniziato a girare a febbraio finché c'è stata la possibilità di farlo, fino alla celebre frase del nostro primo ministro: stiamo tutti a casa. Da lì è iniziata la famosa fase 1. Per fortuna avevamo appena finito l'opera e da là abbiamo cominciato tutta la parte di montaggio, e devo dire è stato veramente un esercizio bellissimo che ha coinvolto centinaia di persone con grande entusiasmo. Poi è un progetto che quindi di fatto si rivolge ed è un megafono verso tutti gli operatori della sanità a livello mondiale. Ci sono immagini che appartengono a tutti, ognuno dei personaggi riconosce una parte essenziale di noi. In ognuno di noi si può riconoscere in qualcuno di questi personaggi, ma soprattutto finalmente ha la chiave, la soluzione per capire come interpretare il problema, e questo aspetto che comunque creerà degli effetti psicologici molto importanti, già li ha creati nei confronti di questa generazione, di cui e quindi questo è il primo prodotto, posso dire, artistico e anche scientifico che è reso nobile da un punto di vista prettamente appunto artistico questo fenomeno che abbiamo vissuto. Lo ho appena citato, io mi permetto, Presidente, di ringraziare il regista Cristian Maraziti e anche Manuela Iagel Procaccia, produttore esecutivo del film. Ha raccontato anche delle difficoltà delle riprese, ma anche l'intuizione subito prima del lockdown, di quel io resto a casa che diceva lei. Però stavamo sottolineando l'importanza della formazione e dell'aggiornamento professionale. Allora su questo voglio coinvolgere il dottor Filippo Anelli, il presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, perché durante la pandemia è aumentata del 40% la formazione professionale a distanza e anche l'offerta di corsi dei provider ECM. Tra gennaio e maggio 2020 è più che raddoppiata rispetto a tutto lo scorso anno. Allora chiedo a lei, intanto la saluto, la ringrazio dottor Anelli di essere con noi, le chiedo che significato hanno questi dati per la professione medica. È sempre una buona notizia quando si parla di formazione e quando i professionisti si impegnano per la formazione. Anche la giornata attuale, con le iniziative formative che sono state messe in campo, rappresentano sicuramente
aperto è una modalità importante per consentire ai professionisti di aggiornarsi. Il metodo scientifico rappresenta per noi il punto di riferimento per ogni attività, sia di ricerca sia anche di studio, ma anche di formazione, e la formazione diventa per noi, è per noi uno strumento di qualità. Non sono irrilevanti i processi formativi per i medici, sia quelli che portano all'accesso alla professione, che prevedono un lungo periodo di studio, mediamente tra laurea e specializzazione per un medico, così come quelli dell'aggiornamento professionale, dell'aggiornamento. E in questo periodo questo aggiornamento è stato importantissimo, perché il Covid si è presentata come una malattia assolutamente inedita, non c'era finora, e abbiamo dovuto scoprire man mano che la trattavamo quelli che erano le caratteristiche di questa malattia, quelli che erano i fattori eziopatogenetici che ne determinavano soprattutto le terribili complicanze. E abbiamo dovuto man mano studiare e imparare, anche se qui la ricerca ha subito, come dire, per ragioni di sicurezza, dei rallentamenti, come per esempio gli accertamenti autoptici che si sono rivelati essere importanti per comprendere come questa malattia si sviluppava e dava le terribili complicanze. Insomma, io credo che in questo periodo questo aumento dell'attività formativa non possa che essere realmente una buona notizia. La professione non può essere disgiunta dalla ricerca e dalla formazione, perché ogni attività che viene svolta dal medico deve presupporre una conoscenza, e la conoscenza naturalmente non può che essere legata a un processo formativo. Per questo la collana che oggi viene presentata, il docufilm, così come tutte le iniziative su questo tema, possono rappresentare per ogni professionista un formidabile strumento di conoscenza e quindi di competenza. Insomma, formarsi è la base fondamentale per esercitare bene la propria professione. Grazie davvero al Presidente Anelli, allora buona formazione e buona professione, grazie davvero. A voi, grazie. Allora, lo abbiamo solo accennato, la trama del docufilm ruota attorno al concetto di paura costante in questa pandemia e ruota attorno alla figura, al comportamento di quattro personaggi che provo sinteticamente a descrivere. C'è Marco, il complottista, con la sua paura dell'ignoto. Marco è un ragazzo che cerca freneticamente, scova, si dà da fare informazioni in rete, cerca però informazioni e trova tutto quello che non corrisponde alle comunicazioni ufficiali. Cosa c'è alla base del complottista? Quali sono i sentimenti alla base del complottista? Sono la frustrazione e la rabbia, cioè perché gli altri sì e io no. E allora la strategia comunicativa che mette in campo il complottista è quello di convincere gli altri. Persuadere gli altri significa poi persuadere se stesso. Poi c'è Gabriella, l'ipocondriaca, con la sua paura di non avere il controllo. Figuratevi che Gabriella nel docufilm neppure beve dal suo bicchiere per evitare di essere contagiata. L'ipocondriaco è la persona che ha il terrore di ammalarsi e che è talmente forte questa sensazione che a un certo punto è come se sentisse realmente che il proprio corpo si sta ammalando, cosa che non è, salvo poi in alcuni casi spesso è l'ipocondriaco quello che finisce per ammalarsi, ma non quando inizia a sentire i primi sintomi. Cerca sempre la rassicurazione ovunque, sono le persone ossessive che aumentano le precauzioni. Poi c'è Vittorio, irresponsabile contagiato, che sviluppa la paura di aver provocato danni, cioè un uomo irresponsabile che non rispetta le misure restrittive, non rispetta i decreti, alla fine finisce per ammalarsi, ma finisce anche per rivalutare il ruolo di medici, infermieri, del personale sanitario impegnato. L'irresponsabile sono quelle persone che dal punto di vista psicologico che non rinunciano a un loro piacere, a un loro agio mai, neanche di fronte alla possibilità
e a rischio di mettere le persone in grande difficoltà. L'irresponsabile quindi in un certo senso se la racconta, e nel raccontarsela diventa quindi molto pericoloso, perché mette in atto comportamenti che possono ledere non solo lui stesso ma anche gli altri. Il quarto personaggio è Liu Sheng, la discriminata, e qui abbiamo a che fare con la paura del diverso. Perché? Perché in questi casi si cerca sempre un po' un colpevole, si cerca di dare la colpa a qualcuno, ed è più facile purtroppo tra l'altro dare la colpa al diverso. E allora come si combatte la psicologia della caccia agli untori? In questa storia sono stati prima la coppia di cinesi ricoverati allo Spallanzani a Roma, poi sono stati i lombardi, poi addirittura sono stati medici e infermieri. Come si combatte? Bisogna far sì che bisogna avvicinarsi alla cultura degli ipotetici untori. Il sentimento alla base qui è la paura. Adesso però, diciamo, questa è stata una breve descrizione, adesso entreremo nella testa e soprattutto nel ruolo che queste figure hanno avuto e hanno poi nella realtà con esperti. Allora torniamo a Marco, il complottista, e per capire meglio questa figura vediamo un video. Il Covid-19 non è frutto di un errore di laboratorio. Non è caduto dalla provetta della professoressa Shi Zhengli, ma da qualche laboratorio BLS4 nel mondo è uscito. Preciso che questo è un virus che è classificato a livello di biosicurezza 3, quindi non richiede un BSL4 ma un BSL3. È frutto di un piano globale. Non ci sono evidenze di una emergenza del virus da operazioni di laboratorio e quindi di ingegneria genetica. Si è visto appunto dallo studio del genoma come il virus abbia delle caratteristiche in termini di recettore che lega l'angiotensina o dei siti di clivaggio del virus, dimostra proprio che è impossibile che possa essere creato in laboratorio, ma solamente che è un'evoluzione naturale del virus. È un'arma biologica deliberatamente a basso rischio per l'umanità, o almeno così doveva essere. Queste persone vanno rese alleate. Se Marco viene coinvolto in un progetto di comunicazione costruttiva e non di spargimento di complottismo, e grazie a questo tiene consenso, abbiamo inoculato in lui un virus positivo. Lui è Marco e noi abbiamo la fortuna di avere con noi il professor Giorgio Nardone. Allora, chi meglio di lei per scoprire tutto su questa figura, una figura che tra l'altro in rete può diventare molto molto pericolosa? Beh, la figura del complottista è una figura cruciale ogni qualvolta si ha qualche cosa di cui non abbiamo il controllo, quando c'è una pandemia, una catastrofe, perché questo profilo psicologico è tipico di colui che deve cercare sempre una colpa, un colpevole, un complotto dietro, un qualcosa, una cospirazione segreta. E questo soggetto ha bisogno di cercare questo come proprio sua necessità personale, perché di solito è una persona che non ha realizzato quello che pensava di poter realizzare nella vita. E quindi si sente frustrato da questo, e la ricerca di spiegazioni complicate, nascoste, misteriose, per lui diventa il modo per elevarsi. E il fatto che lo comunichi a tutti, cerchi di convincere gli altri di questo, è il modo poi per convincersi ancora più lui stesso di quanto è bravo e di quanto il mondo sia ingiusto perché non l'hanno premiato. E badi bene. Noi cosa possiamo fare però col complottista? Poco fa lo accennava nel video. Sì, il complottista è una persona che è un po' come il bullo a scuola. Non va punito, non va represso, va utilizzato. Quindi al complottista bisogna dargli il compito di aiutarci a migliorare il mondo, facendolo sentire importante per quello che fa, dargli una nuova motivazione, una nuova battaglia nel quale lui possa apparire l'eroe che non è riuscito a essere finora nella vita. E perché accennavo prima che in rete si trasforma e diventa ancora più pericoloso? Questo è l'effetto proprio della comunicazione di massa. Se una notizia è falsa ma verosimile e viene data allo stesso tempo a tanti milioni di persone, ha l'effetto folla di essere ritenuta vera. È proprio uno studio psicologico ben noto da oltre 100 anni. Una notizia che arriva contemporaneamente a tante persone ha l'effetto di essere più vera
di una che arriva a poche persone. E il complottista diventa pericoloso proprio per questo, perché poi sparge una fake news che diventa l'innesco iperbolico di tutta una serie di altre fake news, di altre che si aggiungono. E oggi, nel mondo dominato dalla comunicazione planetaria, questo è un effetto davvero da temere. Nel complottista c'è l'intento di divulgare fake news? È ancora più subdolo, perché il complottista si convince anche di una cosa falsa per il suo bisogno di dichiarare agli altri qualcosa che lo renda lui importante, capace, superiore agli altri. E la cosa curiosa è che non avviene solo alle persone ignoranti, spesso anche esimi studiosi, scienziati hanno questo tipo di profilo psicologico, e quindi possono diffondere delle notizie che loro hanno costruito come se fossero vere, e le fanno diventare vere proprio nel comunicarli con tanta protervia e convinzione agli altri. Beh, insomma, questa è anche una doppia gravità, insomma, come avere una scheggia impazzita che in realtà nel ruolo diciamo, certo, gli viene dato credito. Certo, ma non è così infrequente. Senta, in che modo l'aggiornamento professionale può contribuire a gestire questa patologia? Beh, questo è importante, perché prima di tutto proprio anche diffondere il profilo psicologico di questi soggetti spesso ce ne fa avere l'immagine di persone che abbiamo intorno di cui magari non comprendiamo esattamente così bene il comportamento. E poi la professionalità acquisita attraverso delle informazioni e una formazione adeguata, rigorosa, scientifica nel senso più concreto del termine, considerando, come a me piace dire, scienza e arte come due parti essenziali del quello che si deve trasmettere in una buona formazione medica, psicologica e non solo. Ecco, se si opera in questa direzione di formare le persone, gli si dà la possibilità di non avere la tentazione di fare il complottista e soprattutto di svelare anche le notizie fake, e soprattutto di aderire, di osservare invece quelle che hanno un fondamento rigorosamente scientifico. Grazie allora, professor Nardone, grazie davvero. Tornando alla sceneggiatura del docufilm, c'è Liu Sheng, la discriminata. Vediamo meglio chi è, anche se il nome dice già molto. Ho compiuto 30 anni, il 30 gennaio. Il giorno in cui due coniugi cinesi provenienti da Wuhan sono stati ricoverati all'ospedale dello Spallanzani. Era su tutti i giornali. Iniziava così un'epidemia che cambierà la nostra storia. The number of COVID-19 deaths has risen by 427 to 3,405, which means that it is overtaken or has overtaken China's total number of death. Quelle misure che erano state messe a punto per due cinesi sono diventati lo standard del paese. L'intero istituto è diventato un ospedale per Covid. Sono stati aperti altri Covid. L'Italia è diventato un posto di Covid. Nessuno può attendere. Di nuovo buongiorno al professor Giuseppe Ippolito. I primi contagiati in Italia, lo abbiamo appena sentito, lo sappiamo tutti, una coppia di cinesi sono stati proprio allo Spallanzani. Questo atteggiamento della caccia all'untore, la ricerca del colpevole, è stato molto forte, molto sentito nella fase 1. E allora le chiedo, a proposito della fase 1, ci sono stati errori? Quel che è stato fatto è stato sufficiente? Che valutazione dà? Una valutazione sicuramente molto positiva. L'Italia da nord a sud ha risposto bene, le strutture si sono attivate prontamente, e se qualche ritardo c'è stato è stato proprio al fatto di non capire immediatamente che dopo il giallo ci sarebbe stato il bianco, ovvero sia il virus ha iniziato a circolare e per i primi tempi abbiamo pensato che fosse una malattia che ci portavano i cinesi. I virus non hanno frontiere e si sono rapidamente diffusi prima in tutta Europa, poi in tutto il mondo. Oggi dobbiamo pensare che questo è l'esempio di come i virus si muovono rapidamente, come l'intero mondo, non un singolo continente, in poche ore, grazie ai viaggi, alla mobilità,
può essere colpito, come il ritardo di identificazione di un patogeno anche di poche ore o di pochi giorni può determinare casi secondari. Questo ci deve essere di monito per il futuro. In ogni epidemia c'è un po' la guerra tra negazionisti e allarmisti. Cosa è successo da noi? Ma noi abbiamo avuto fin dall'inizio la percezione che potesse arrivare. Anzi, l'Italia è stata la prima ad adottare misure che sono state criticate dalle agenzie internazionali per quanto erano rigide, salvo poi che le stesse misure sono state adottate da altri paesi. Nell'epidemia non bisogna essere né allarmisti né negazionisti, bisogna valutare giorno per giorno quali sono le situazioni, capire che cosa succede e cercare di identificare le migliori strategie. Se non facciamo questo e non traiamo un esempio, un monito per il futuro, che dobbiamo organizzarci con informazione, formazione, capacità diagnostica e capacità di isolamento dei malati, è facile che ci ritroveremo a breve, tra qualche anno, nella stessa situazione. E a proposito di comportamento da mettere in campo, qual è il giusto comportamento di un professionista della sanità davanti a una malattia nuova? Prima di tutto informarsi, poi cercare di seguire fonti ufficiali ed attendibili, terzo applicare le raccomandazioni che vengono, perché quelle raccomandazioni sono basate sulla conoscenza in quel momento. Non è detto che quelle raccomandazioni non cambieranno. Abbiamo visto come anche le agenzie internazionali in questi mesi hanno più volte cambiato la propria posizione, ma noi dobbiamo pensare che l'evoluzione delle conoscenze e il rapido cambiamento di quelle che sono le conoscenze di una malattia nuova automaticamente deve implicare un trasferimento di queste conoscenze all'utilizzatore finale e una corretta informazione per la popolazione. Come ci si deve muovere, professor Ippolito? Quali possono essere le strategie di contenimento? Le strategie di contenimento in questa epidemia le abbiamo provate, sono quelle misure non farmacologiche, sono state il distanziamento sociale, sono state le misure di isolamento precoce dei pazienti, l'identificazione delle persone, la ricerca dei contatti. Sarà questa ancora la strategia che applicheremo nei prossimi mesi, cercando di evitare per quanto possibile di avere casi secondari sia nel breve termine che quando nel periodo autunnale. Parlava dei prossimi mesi, non posso non chiederle qualcosa sul fronte vaccino. Il vaccino è una delle prospettive, non sarà l'unico approccio. Abbiamo bisogno di soluzioni integrate e il vaccino, non avremo un vaccino largamente disponibile per la popolazione mondiale nella migliore delle ipotesi prima della prossima primavera. Avremo invece nell'arco di 2-3 mesi anche vaccini brevettati in Italia e prodotti in Italia che potranno fare la fase 1 o la fase 2 e speriamo possano dimostrare di essere efficaci. Grazie professore Ippolito, grazie davvero, e voglio anche salutare che ci sta seguendo il dottor Antonio Magi, presidente OMCEO, Ordine dei Medici di Roma, il più grande d'Europa con oltre 45.000 iscritti. Davvero grazie, siamo contenti che ci stia seguendo. E adesso però dobbiamo passare a un'altra figura chiave, al momento di Gabriella, l'ipocondriaca. Chi di noi non è entrato in contatto almeno con una persona ipocondriaca in questo momento? E allora conosciamola e vediamola meglio. Io capisco che lei ha molta paura, ma noi dobbiamo fare i tamponi soltanto a chi presenta dei sintomi. Abbiamo una disposizione. Antibody testing. Antibody testing. Antibody test. Let's talk about this study of antibody testing. Oggi eseguiamo anche degli altri test, che sono dei test sierologici, cioè fatti sul sangue del paziente o attraverso una puntura del dito o prelievo del sangue, che servono invece a dimostrare la presenza degli anticorpi nei confronti del virus.
Questi test non servono per fare diagnosi di infezione acuta. Right now we have no evidence that the use of a serologic test can show that an individual is immune or is protected from reinfection. Ma sono molto utili per dimostrare quanto il virus ha circolato all'interno di una popolazione. Quando inizieremo a tornare a uscire di casa? Quando potremo riprendere la nostra vita comune? Sapere quanto il virus ha infettato la popolazione oppure no permette di costruire delle strategie. L'incubazione del Covid-19 è balorda. Non lo sai quanto dura e non sai neanche se poi uno che si è infettato può ancora reinfettarsi. Eccola Gabriella, l'abbiamo vista con tutte le sue paure, anzi col terrore negli occhi. Coinvolgo lei, professor Massimo Andreoni. Il tema dell'immunità, i test sierologici, non è sempre stato tutto chiaro in questo periodo? No, assolutamente no. Ci sono stati anzi tanti momenti di confusione. Ovviamente i test sierologici servono, sono importanti, ma servono a tracciare un po' quello che è il quadro epidemiologico della situazione italiana, cioè capire quanto il virus ha circolato, quante persone sono state colpite dal virus. E questo è un problema importante, perché sulla base di questi dati potremo capire che cos'è che accadrà, cosa dobbiamo aspettarci nella seconda fase, e poi analizzare l'immunità e capire se gli anticorpi che si sono generati successivamente all'infezione ci proteggono realmente, cioè sono in grado di neutralizzare il virus. E poi quanto durano questi anticorpi una volta che si sono formati? Ecco, sono notizie che ancora oggi non sappiamo e che capiremo tra qualche mese forse, perché serve il tempo per capire le cose. Beh, a maggior ragione, diciamo, mai come oggi è sotto gli occhi di tutti l'importanza di poter contare su medici, professionisti sanitari che siano aggiornati sulle novità cliniche e terapeutiche, quindi. Questo assolutamente sì, bisogna fare formazione, proprio di fronte a una malattia che non si conosce bisogna fare formazione continua, come si suol dire, cioè tenere i medici e tutto il personale sanitario sempre informato su come procede l'epidemia, su quali sono le novità che si stanno realizzando progressivamente, perché solo in questo modo ci si può confrontare bene su quelli che sono gli atteggiamenti da seguire, su quelle che sono le strategie da dover perseguire per cercare di combattere il virus. Questo devo dire in parte è stato fatto, ma bisogna farlo ancora meglio, quindi iniziative che servano a portare formazione sono indispensabili. Meno male, ci dà un buon incoraggiamento, quindi personale sanitario formato, informato, ben equipaggiato, perché qual è il rischio della disinformazione a questo punto, non solo nel personale sanitario chiaramente, ma intendo proprio tra i cittadini, le cosiddette fake news, professore? Sì, questo è un grande pericolo, perché continuiamo a viverlo, perché effettivamente dare notizie sbagliate vuol dire il personale sanitario si comporta in maniera sbagliata, ma i cittadini soprattutto che ricevono notizie e quindi sono un po' in qualche modo non capiscono più neanche loro che cos'è che devono fare esattamente, e spesso hanno dei comportamenti che diventano dei comportamenti sbagliati. Quello che abbiamo capito, l'arma che abbiamo vincente in questo momento nei confronti del virus è proprio il nostro comportamento, la nostra capacità di non permettere al virus di circolare. L'uso della mascherina, il distanziamento fisico tra le persone sono gli elementi che permettono al virus di non riuscire a circolare. Se noi non comprendiamo queste cose, se noi non le teniamo nella nostra testa e se questo non diventa la nostra abitudine giornaliera di comportamento, ecco, noi rischiamo che andando appresso a notizie false determiniamo la ripresa della circolazione virale, e questo vuol dire portare alcune persone a morire. Ecco, lo dobbiamo dire in maniera un po' cruda, perché questo è il senso di fare e di tenere un giusto comportamento. Ecco, quindi diciamo in attesa del vaccino, lei considera queste misure efficaci effettivamente di contenimento della pandemia? Assolutamente sì, questo è stato dimostrato, quindi tra tante cose che ancora dobbiamo scoprire, questo invece è un dato certo. L'epidemia in Cina, in tanti paesi del mondo e direi anche in Italia, è stata controllata non tanto dalle cure, non tanto da quello che noi abbiamo messo in atto all'interno degli ospedali, è stata controllata dalle misure di contenimento che sono state applicate e sono state mantenute da parte dei cittadini. Ecco,
Questo è il sistema vincente. Noi sappiamo che se facciamo questo non permetteremo al virus di ripartire e quindi anche la fase 2 sarà una fase meno pericolosa, meno importante, perché il virus continuerà a circolare tra di noi. Dipende da noi se riusciremo a tenerlo a bada. Ce la metteremo tutta. Grazie allora al professor Massimo Andreoni per essere intervenuto. E ora dobbiamo parlare di una figura che in realtà è una figura che rischia di essere molto pericolosa, perché è la figura di Vittorio l'irresponsabile. Sono in isolamento a casa. Gli operatori sanitari sono venuti a farmi il tampone. Apra. Ma la cosa che mi fa sentire più isolato non è la malattia. Sono le persone. Qualcuno deve essersi accorto del loro arrivo ed è iniziato il passaparola. La stigma sociale è una cosa orrenda, una cosa che va combattuta come la degenerazione della società. Sì. Nel momento in cui si stigmatizza e si esclude qualcuno perché è malato o perché è stato esposto ad un contagio, i criteri, i fondamenti della società vengono a sparire. Una battaglia di civiltà, mettiamola così, non soltanto una battaglia di medicina o di assistenza sanitaria. Vittorio è la quarta figura chiave del docufilm, una figura importante, una figura molto pericolosa, perché è la figura dell'irresponsabile che mette a rischio se stesso e mette a rischio anche gli altri. Poi alla fine finisce per ammalarsi, ma soprattutto ciò che è più importante, finisce per cambiare la sua impressione, la sua idea, per rivalutare il ruolo, la figura degli operatori sanitari, quindi dei medici, degli infermieri. Allora, per chiudere questa presentazione voglio ricoinvolgere il presidente di Consulcesi, nonché ideatore del progetto Covid-19, il virus della paura, Massimo Tortorelli. Allora mi rivolgo a lei proprio per parlare dei protagonisti della vita di Consulcesi, e cioè di tutti gli operatori sanitari. Come può la formazione a distanza e la telemedicina aiutare? E mi sembra che Consulcesi su questo sia sulla buona strada. Consulcesi da sempre, da circa 20 anni, ha capito che con l'ingresso di internet, quindi delle nuove tecnologie, si poteva creare una formazione completamente diversa, una formazione senza barriere, globale, un po' come è questa pandemia. Questo consente in modo assolutamente efficace di realizzare quello che noi abbiamo sempre avuto nella nostra testa, il concetto che qua io scrivo nella mia maglietta, we are different, perché nella logica la formazione fatta in questo modo dà la possibilità di formare nel modo migliore tutte le professioni sanitarie a livello globale e utilizzare tutte le scoperte che si sono succedute, tutte le analisi di grande interesse, diffonderle con una velocità incredibile e una competenza non discutibile, cosa che la formazione, come posso dire, frontale non permette. L'irresponsabile è un po' la rappresentazione, se vogliamo, di quello che potrebbe essere quest'estate, no? Ci stiamo avvicinando all'estate, le persone iniziano a pensare dove andare in vacanza, quando rincontrarsi con gli amici, iniziare a fare magari la vita di sempre, quindi le feste, eccetera, eccetera. Quindi il rischio di cadere in questa figura dell'irresponsabile un po' ce l'abbiamo dentro la testa, un po' tutti quanti. È importante capire realmente come bisogna comportarsi. Ecco, questo docufilm in qualche modo traccia non solo per il mondo delle professioni sanitarie, ma anche per il mondo normale, il mondo comune, un corretto modo di approcciarsi anche rispetto all'estate che sta arrivando, per poi pensare che poi alla fine magari non è esattamente tutto finito, perché sarà finito quando avremo probabilmente il vaccino, quello che i Novax in qualche modo cercheranno anche di osteggiare. Ma nella verità vera è proprio la formazione e l'education innovativa
questo modo di fare comunicazione che ci permetterà di comprendere al meglio quello che stiamo vivendo e come comportarsi per il futuro. E allora grazie a Consulcesi per questo progetto di comunicazione e di formazione. Mi permetto anche di ringraziare Banca Intesa San Paolo per il sostegno che ha mostrato in tutta questa emergenza coronavirus, impegno che si è, e sostegno che si è tradotto in appunto nell'aiuto, nel supporto di grandi iniziative proprio come questa di Consulcesi. Allora grazie ancora al Presidente Tortorella, grazie a tutti quanti e non perdiamo di vista questo grande e importante progetto COVID-19, il virus della paura. Grazie.